Allora, io vorrei dire due cose su quello che è successo. Numero uno, ci sono due tipi di persone che hanno visto quel video. Le prime hanno capito cosa ho detto, si sono fatte una risata, sono andate avanti col video. Mentre le seconde hanno addirittura dovuto fare una live per spiegare cosa era successo. Addirittura, sono così importante. Va bene, non c'era niente da spiegare, è stata detta una puttanata, io l'ho riportata, ci siamo fatti una risata, punto, finita lì. La seconda cosa invece che vorrei dire è che da quella live, il risultato di quella live, che ricordo per chi non lo sapesse, non è disponibile su quel canale, ovvero è stata oscurata. Cioè lui ha fatto la live, quando YouTube l'ha reindirizzata e gli ha dato il permesso di pubblicarla, lui l'ha tenuta privata. Fatevi una domanda e rispondetemi il perché. Perché l'ha tenuta privata? Non è che magari il risultato di quella live è stato andate a insultare Crisabo sotto nei commenti? Perché questo è quello che è successo. Ne vogliamo vedere uno a caso? No? E va bene, ma non è quello il problema, lo so anch'io che sono un ciccione, non c'è bisogno, dimmi qualcosa che non so, no? Va bene, quindi probabilmente il risultato di quella live, che è stato quello che è successo, cioè gente è venuta sotto il mio video, sotto i miei commenti a insultarmi, probabilmente quella live non è disponibile per quello, perché sennò io avrei dovuto segnalarla come molestie e bullismo, perché questo è bullismo. Se tante persone arrivano sotto nei commenti a scriverti queste cose, è bullismo, ma va bene. La cosa che mi dispiace di più è che quando io ho segnalato i commenti che erano sotto i miei video per molestie e bullismo, per insulti, per eccetera eccetera, YouTube li cancella automaticamente. Quindi dopo che ho visto che è successo così con due o tre commenti, gli altri non li ho neanche segnalati, ma ho segnalato quelli più, no? Quindi non, se non li vedete è per quello. Comunque oggi siamo qui per un altro motivo. Vai con la sigla! Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Crisabo, il canale per chi è nabo. Signori, oggi, come avevo promesso, siamo qui con una nuova serie. Devo premettere una cosa, non aspettatevi un primo episodio spumeggiante, perché dobbiamo giocare contro com nella modalità contro com e sto a livello dilettante, principiante, non mi ricordo neanche. Tutto in rima, Crisabo, lascia stare. E quindi il computer non attacca, è un po' così, no, eccetera, eccetera, eccetera. Però il primo episodio magari non sarà un granché, io metterò più partite possibili, vi farò vedere solo i gol, ci facciamo una chiacchierata, diciamo due cazzate, ridiamo. E niente, ci buttiamo in questa nuova serie che da quello che ho visto, io non ho visto nessuno che l'abbia portata. Premettiamo questo, se poi qualcuno l'ha portata e dice ma Crisabo mi ha copiato la serie, non lo so, non l'ho visto, no? Sarà diviso in due questa serie. Fino al livello campione, fino a che non raggiungiamo il livello campione, useremo questa squadra con i bianchini più buggati del mondo, che vi farò vedere se volete fare le combo, eccetera, eccetera. Basta che andate sul sito PESDB, mettete il nome e ve li fa a vedere se ci sono combo, eccetera, eccetera. Non vi dico quanto ho speso, perché sono dietro a questa squadra veramente da tanto, tanto tempo. In totale, in tutto, tra tutti i bianchini, anche quelli che non vedete perché ce ne sono altri, ma sono a livello più basso perché non rendono un granché, eccetera, eccetera, avrò speso 200-250.000 GP. Per quello che sto ancora a 300k, se no era 500k, ma va bene. Spero che questa nuova serie vi possa piacere. Come detto, io non l'ho vista da nessuna parte. L'ho chiamata Road to Legend, Road to Legendary Mode, Road to Legendary, non lo so ancora, però l'obiettivo di questa serie è giocare contro com, arrivare a livello campione, a livello campione con questa squadretta, a livello campione cambiamo squadra, ci mettiamo gli incazzuti e le leggende e arriviamo a livello leggende e vinciamo almeno una partita. Almeno una partita, quindi campione, superstar, leggenda. Adesso siamo dilettante, principiante, medio, professionista, no, dobbiamo rodare un bel po'. E non sempre con una squadretta così da, no,
di Bianchini, non sempre riusciamo a vincere e non sempre i tiri vanno dove dico io, eccetera eccetera. Signori, vi presento la squadra. Sulla fascia sinistra si chiama F. Coman, è un ESA che è una bestia, se lo fate giocare in tra l'altro questa identica squadra in divisione sim è arrivata in quarta divisione proprio ieri. La punta è Koyalipu, ma abbiamo naturalmente, come potete vedere in panchina, il suo sostituto che è Minchia Kin, consigliato dallo zio Max a inizio gioco, e Minchia Kin preso ovviamente. Ma anche Koyalipu, attenzione perché non è affatto male, cercatevelo, guardate le caratteristiche a livello 92, quanto cazzo sbotta. Abbiamo Diogo Goncalves che gioca sia sulla fascia destra che sulla fascia sinistra, io per comodità l'ho messo sulla fascia destra. Prende 72 mentre a livello 41, mentre ESA prende 73. Come centrocampisti c'ho Foden, CC Bourane, non so manco come cazzo si pronunci, CC a livello 26-69, sono tutti CC questi, tranne questo, Sambia è un mediano che fa cambio con J.Vela, che è messo anche lui, no, eccetera eccetera, tanta roba. C'è anche McKenny, che è messo anche lui, CC e tanta roba. S.Calu, che è il, diciamo, colui che mi dovrebbe salvare nel caso in attacco qualcuno avesse la freccia rossa. Come terzino sinistro sto usando il titolare João Zinho, se non molto brasileiro. In mezzo abbiamo Camara, Jay Seals, che è un mediano, prende 69 mediano, ma messo difensore centrale prende 70 cazzo 2, no? Non male. R. Ferreira come terzino destro. In porta credo di aver trovato il portiere più buggato della storia, si chiama Nestor. Le caratteristiche a livello 86 salgono su 95-96, quelle del portiere, quindi non male. I ricambi ve li avevo già un po' preannunciati, sono Iacobucci come portiere di scorta, che non è un granché, Henry come terzino sinistro, Lala che mi gioca sia terzino destro sia difensore centrale, Jay Vela che è un mediano ma gioca anche terzino destro, CC non cambia di valutazione se lo metti centrocampista centrale, eccetera eccetera, McKenny, Calù e anche Minchia Kin. Signori, siamo pronti, andiamo a farci le prime partite, non so quante ne metterò, ho già registrato 7 minuti adesso e ancora non siamo scesi in campo, vedi? Livello abilità avversario, principiante, avversario alcuni. La cosa brutta è che finché non finisco questa serie non potrò fare GP nella modalità contro comp, ma va bene, non fa niente, ma chi se ne frega, dai! Ora la difficoltà sarà che per cercare di intrattenere cercherò di fare i big goal, magari la perdiamo anche, ma andiamo, dai. Ovviamente, quasi mi dimenticavo, se volete vedere le caratteristiche di qualche giocatore di questi, volete vedere le caratteristiche, tutte le caratteristiche, fatemelo sapere. Farò una foto, la metto su Instagram, la metto sulla mia pagina Facebook, ve la faccio vedere nel prossimo video. Seguitemi su Instagram. No, basta che me lo dite. Koyalipu, proprio lui, signori. Guardatelo. No? Il bianchino. Ma dov'è il bianchino? Cazzo, l'unico che me l'ha fatta così è Dybala, guardalo. Spam! E tutti a casa. Mamma mia, ma lascia stare. Koyalipu tutta la vita. E vai, guarda, F. Coman. Il tiro! Ma anche questo non era male. Poi vabbè, i più pidocchiosi, i più pignoli scriveranno a principiante nel novellino contro Coman. Ma che cazzo vuoi? Avete ragione. Guarda Koyalipu, come corre. Koyalipu! È buggato come la merda. La prende quasi sempre la porta, quasi sempre. Succedono molto spesso questi tiri del cazzo. Palo rete. Ma va bene. Vabbè dai, mi fermo. Tanto siamo a... Ricordo che le prime partite sono a principiante, quindi ci vediamo direttamente alla prossima, eh? Vai. Il pubblico è quello delle grandi occasioni. Credibile. Eccezionale! dai, facciamo un paio di gol e bugghiamo anche questi, che mi sono già rotto il cazzo di queste modalità.
Noi ne vogliamo una di quelle belle, di quelle che ci fanno sclerare. Che cazzo ci fa Sambia? Tipo, guarda che me l'ha parata, ma stai scherzando? Jay Vela! Palo! Bella! Pa 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 parappa. Pa 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 parappa. Zitti, zitti. Minchia quanto mi sta piacendo prendere le traverse. Guarda che gol di merda che deve entrare, guarda. Ma stai scherzando? Se segnavo così era finito l'episodio. Appoggiala, appoggiala. Il tiro! Che cazzo dici? Bene, bene, tanta roba. Signori, finisce 2-0, vai con la prossima, subito. Buttiamo dentro anche la terza, dai. Vai, così. Tira il volo, va a fa culo, va. Esultanza. Sì, sì, abbiamo segnato, sì. Va, 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 va. Dai che lì, bravo. E così, l'anticipiamo. No, la passerà al portiere. No, che cazzo la passa? Vai a prenderla, bra. Ma se era lì la fa... No, questa non l'ho capita. Stendio. Il joystick sul... Ma cosa? Ma che cazzo stai a dire? Cioè, guarda, guarda. Palla! Palla tutta la cazzo vita! Fallo per l'oro. Ci manca solo che mi dà il giallo. Questa è gamba. Questa è... Porca puttana, sei gamba. Ma se stai in mezzo al cazzo, ma che colpa ne ho io? Guarda, ho fatto strike. Che schifo. Come può essere fallo? Come può essere fallo? Ma è palla tutta la cazzo vi... Cos'è, gli ho toccato l'uccello mentre stava cadendo? Vai, Jay, guarda, lo vedi? Guardalo! Dai! Dai! Sì, che cazzo è? Goku e Vegeta, una fusione era. Mettigliela dentro! Sto scherzando, sto scherzando. It's the music. Vedi, guarda, vieni in scivolata da dietro, sto figlio di puttana. Vabbè, va, mi sono rotto il cazzo, aspetto, sono al 76esimo. Ci vediamo direttamente alla prossima, anzi, a fine di questa partita, perché dovremmo salire a... di modalità, credo. Credo, non so. No. Cioè, ancora? Ma quanto cazzo devo giocare a principiante? Cristo Dio! Ho fatto 3 partite! 3 cazzo partite, 1 ora di registrazione, sono ancora a principiante! Quante cazzo ne devo vincere? Sorry.